Allora, raga, oggi vi leggo un mio piccolo appunto che mi sono segnato un po' di tempo fa, sempre tutto riportato dalla scienza del fitness e dell'alimentazione. Corpo libero, le origini. A me piace ritornare dietro nel tempo e scoprire i nostri antenati, cosa facevano, come si alimentavano. Se prendevano integratori, come si allenavano, quello che facevano, ragazzi. E ora, mi piace, come vi dico sempre, mi piace scrivere nero su bianco, quindi mi piace appuntare tutto e ora vi leggo questo piccolo raccontino che mi sono appuntato. Corpo libero origini. Le origini della ginnastica a corpo libero sono molto antiche. Si trovano riscontri nella cultura cinese, egizia, Micenia e altre ancora. Licurgo sosteneva che per avere guerrieri migliori e più forti e adatti alla guerra si doveva partire, ascoltate bene, da madri atlete. Quindi per prendere dei super guerrieri, ok? Prima andavano a vedere le madri. Se le madri erano atlete, allora prendevano i loro figli, altrimenti non le prendevano, ok? Si doveva partire da madri atlete, forgiate dall'esercizio fisico, ok? Plutarco si esprimeva nello stesso modo, descrivendo le usanze degli spartani, famoso popolo di guerrieri. Quindi, come voi ben sapete, sapete che calisthenics, corpo libero, eccetera, non l'ha scoperto nessuno perché già esisteva, già ai tempi dei spartani, dove loro ci si allenavano, ci si addestravano per affrontare le loro leggendarie guerre famose delle Termopili, ok? Più di 1000 anni dopo, Mercuriale, medico e filosofo, consigliava tra le attività che apportavano più benefici il lancio del disco, la salita della fune, ottimo per le trazioni, la marcia, l'alpinismo e il salto in lungo. Gli sportivi e gli atleti di allora si allenavano in piedi e mai seduti. Non esistevano panche e macchine, ma solo pesi più o meno rudimentali, palle mediche, manubri, piede, trapezi e corde, ragazzi. E ovviamente si allenavano quasi nudi, quindi noi quando ci leviamo la maglietta o quando vedete dei ragazzi a corpo libero o delle ragazze che si allenano senza maglia, non è un atto di vanatismo, ma significa riportare proprio il nostro corpo alle origini. Stare a contatto con la natura, quindi non è un atto di fanatismo, ma è la vera tradizione. All'epoca si allenavano quasi tutti nudi, ok? Non esistevano basi teoriche dell'allenamento all'epoca, eppure un atleta doveva essere forte, veloce e resistente, e diventava tutte queste cose. Quindi, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del nulla. Oggigiorno vi imbriacano di informazioni, c'è troppa informazione che il 99% è tutta falsa, ok? Vi dicono quanti integratori dovete prendere, tutto quello che dovete mangiare, tutte cose complicate, tutti i metodi di allenamento, esercizio, roba varia. All'epoca non esisteva tutto ciò, all'epoca non c'erano né integratori, non esistevano né integratori, l'alimentazione era quella naturale, quel poco che c'era. E gli esercizi erano quelli che erano con l'attrezzatura minima, eppure avevano dei fisici leggendari, dei corpi super funzionali e potenti, ragazzi. Quindi fatevi una domanda e siate più intelligenti nel mondo oggi. Usate sempre la semplicità. Dai, raga, un saluto da Sensei Giuseppe Workout e spero che capirete questa mia piccola parabola. Ok? Let's go, baby.